simbolo di ribellione e di sfida alle autorità, ogni vincolo di imposizione, ideale, mito o falsità. I miei 5 fratelli gemelli, virtuosi saggi titani, non furono più quelli con l'avidità degli umani. Zeus mandò una tempesta che distrusse loro il paese. Atlante col mondo in testa, Menezio in esilio si arrese. All'ira di tutti gli dèi, punizione per Prometeo. Ma se potessi lo rifarei, anche se fosse un fuoco fatuo. E mi sento come Robin Hood. Ho rubato il fuoco per riscaldare. Grazie a me oggi hanno i fast food. Zeus mi dovrà perdonare. Per la sua stima ho forgiato l'uomo, modellando fango, animando fuoco, e di quell'Adamo che nel gozzo il pomo, quando è soffocato emette un suono roco. Buone qualità i doni di Atena, che però vennero distribuiti a caso, tutti i mali del mondo messi in quarantena, finché Pandora non aprì il suo vaso. Ma la speranza è l'ultima a morire, ed è la scintilla che fa ardere il cuore, come quel fuoco che ho dovuto rubare, punizione esemplare con interessi di more. Gli dèi ci hanno tolto l'immortalità, come se del tempo facessimo sperpero, scontro tra titani e divinità, e dall'Olimpo cadiamo nel Tartaro. Prometeo fu esposto nudo alle intemperie, un'aquila gli mangiò il fegato squarciando il petto, ma come lieto fine di certe favole o certe storie, gli ricresceva di notte per farle un dispetto, a quell'aquila che Ercole con la freccia trafisse, per liberare colui che riflette prima, ed è con questo epiteto che Prometeo sopravvisse, e che dal profondo Tartaro alla fine è arrivato in cima.